L'emergenza in Valsusa è terminata. I 450 sfollati di domenica 29 ottobre sono tornati a casa, compresa la sindaca che ha dormito due notti fuori casa e ha ringraziato tutti i volontari impegnati e i concittadini per la pazienza. La giornata di domenica è stata davvero drammatica e la paura in tutte le frazioni di Monpantero è stata forte. Questa notte, soprattutto nella prima serata, è stata veramente molto critica, in quanto il fuoco si è addentrato nelle abitazioni di Monpantero, quindi tutto il personale che era presente in quel momento si è dedicato solo ed esclusivamente a salvaguardia delle case, quindi ci saranno stati tra vigili del fuoco e volontari IB un 150 persone, 150 operatori antincendio e sicuramente un 60-70 automezzi a salvaguardia delle case. La notte tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre 2017 sarà molto probabilmente ricordata come una delle più difficili della storia recente della Valsusa. Ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio, eravamo su nella parte alta dell'incendio, sopra sempre il comune di Monpantero, e il fronte, eravamo su un fronte circa 200 metri in una pineta e le fiamme raggiungevano l'altezza di 25-30 metri sicuramente. Io sono 35 anni che faccio il volontario IB, ma non mi era mai successa una cosa del genere. Grazie al lavoro dei vigili del fuoco, degli IB e dei piloti di elicotteri e Canadair, lunedì però si è cercato di tornare alla normalità. Al momento, come puoi vedere alle nostre spalle, la situazione è migliorata tantissimo, il fuoco si è abbassato anche perché ieri sera si è abbassato anche il vento, quindi ci ha dato una grossa mano. Al momento, come puoi vedere, ci sono due elicotteri che stanno bonificando la zona, c'era un Canadair e ci saranno un 25-30 volontari IB che stanno bonificando e girando comunque il perimetro dove è stato percorso dall'incendio per vedere i punti più critici, per far fare dei lanci mirati e bonificare al meglio la zona. Grazie anche al meteo favorevole sono entrati in azione i mezzi aerei. Air Green è la ditta cui Regione Piemonte, ma anche Sicilia e Sardegna, appaltano il lavoro dello spegnimento dei roghi dal cielo. Questo intervento siamo intervenuti in sei piloti, per rotazione ci cambiavamo per rispettare i tempi di riposo e di lavoro. Complessivamente abbiamo lavorato 4 giorni, possono variare da qualche lancio a pochi lanci all'ora a una ventina, 20, 25 all'ora. L'acqua viene attinta da vasche che vengono appositamente posizionate, sono vasche predisposte per l'AIB, o a volte capita di pescare in fiumi, laghi. E adesso, in attesa che la situazione si normalizzi in tutto il Piemonte e si estinguano i roghi di Ruhr, della Val d'Orco e di Sambuco, i carabinieri forestali dovranno cercare di trovare e dare qualche risposta sull'origine e gli autori di questi disastri. I preposti che stanno facendo il loro compito, non è un nostro compito è spegnere il fuoco.